E siamo di nuovo insieme con Bengodi, tutto quello che fa parte del nostro territorio, la ricchezza della nostra Toscana, e con i nostri ospiti, perché abbiamo l'evento di Città della Pieve, abbiamo Back in Time, che è un altro evento che si terrà tra poco ad Arezzo, nella nostra città di Arezzo, la nostra Green Chef e il nostro Alberto Bruni. Allora, continuiamo questo percorso. Questa che hanno fatto appunto vedere la mostra che si è tenuta poco tempo fa, in viaggio in giro per il mondo. Esperienze di viaggio in diversi paesi, diciamo. Bene, però detto questo, tu mi devi dire, io ho avuto ospite anche da Mia Focus, tu scrivi poesie. Sì. C'ho anche questa malattia, diciamo. Cioè, ma uno che fa l'amministratore in un'azienda aretina, come si fa a partire con scrivere poesie? Io penso che tutti quanti abbiamo... Io no. Perché non ti sei mai cimentata, hai dato mai sfogo alle tue... ai tuoi pensieri. Io perché... sono a riparlare, capito? Io invece no, io parlo un po' meno e qualche volta scrivo. Ma la prima poesia che hai scritto, per chi l'hai scritta? Perché di solito non so, la moglie. Sicuramente non mi ricordo, però sicuramente l'amore. L'amore che ti muove sempre qualcosa, voglio certo. dire. No? Quindi questi sentimenti alla fine vengono fuori. Però la fotografia, questa l'abbiamo presa in mano prima, adesso lasciamola qua perché sennò pesa. Questa macchina fotografica in pratica, adesso ce lo rifaranno vedere dalla regia perché abbiamo visto i paesaggi, adesso, perché come pittori, no? C'hanno i paesaggi, c'hanno le nature morte, in questo caso è la gente. Sì, diciamo che è il mio soggetto preferito. Io non fotografo tanto volentieri i paesaggi, preferisco invece fotografare le persone, perché poi dietro ogni immagine ci può essere una storia, ci può essere un momento che cogli di vita della persona che ritrai, e quindi mi dà più la possibilità di esprimere nel mio immaginario la storia che c'è dietro questo scatto. Ecco. Perché giustamente nella mostra tu hai fatto le foto, hai presentato le foto di un viaggio con delle poesie abbinate. Guardate che bella, cioè questa praticamente non sa nemmeno che fa parte di questa dei cinesi, cioè rende veramente l'idea di questo popolo. Sono i selfie tipici dei cinesi. Però ecco, questa immagine qui hai fatto a persone che non sanno nemmeno che poi hanno fatto... Sì, ecco, questa qui è una caratteristica, faccio degli scatti, come si chiama, tecnicamente come si dice, rubati. Sì. Cioè non riesco ad andare davanti alle persone e dire guarda ti voglio fare una foto, anche perché perderebbe quella spontaneità, e quindi praticamente catturo diciamo così un po' di nascosto alcune situazioni, e questo mi dà la possibilità di così andare proprio a caccia di immagini, di emozioni quando vado fuori per fotografare. Quindi immagini del paesaggio, l'abbiamo visto toscano, questi sono invece i popoli che gli aretini, i toscani anche i giapponesi che frequentano il nostro territorio. Perché non è mica facile. Se vai in Santa Croce a Firenze trovi un caleidoscopio di persone assoluto. Quindi insomma ti puoi divertire. Assolutamente. E quindi questa è la tua passione. Sì. Bello. Io devo dire che avevo fatto una fotografia in vita mia. E non ci sono fotografie in casa mia perché non lo so perché forse uno, però mi piace vederle quelle lì come fai tu, quelle sono fotografie che carpiscono un momento. Grazie. Questo vorrei fare. E la poesia qualche volta nasce subito dopo la foto, oppure nasce prima la poesia, poi dopo qualche anno trovi la foto giusta. Giusta da abbinare. Da abbinare, sì. Andiamo a vedere, perché il nostro Roberto Francini, siamo già collegati nella prima parte del nostro programma di Bengodi, si trova in Valdichiana, era in un frutteto, e adesso vediamo dove Roberto si è spostato. Ci siamo spostati tra il frutteto. Io una domanda che voglio fare, hanno fatto spesso, vediamo questi frutteti così coperti da queste reti, che significa? A cosa servono? Questa è l'audio che è un po', non c'è un buon audio, dobbiamo ripristinare un attimo, lo facciamo dopo allora? Roberto, un attimo perché arriva a singhiozzi l'audio, quindi tra poco lo ripristiniamo e andiamo all'altro evento che abbiamo già presentato, però dobbiamo andare avanti, no? Perché chi sono? Allora, parliamo di Città della Pieve, evento che si terrà il Palio dei Terzieri dal 10 al 21 di agosto per l'edizione prossima. Ecco, è un evento a livello rinascimentale? Diciamo la città si veste a festa con drappeggi, colori, bandiere dei tre terzieri per celebrare il figlio più illustre della città, quindi il Rinascimento, che è il momento magico di Città della Pieve. Vediamo l'altro quindi per filmato. Celebrare il Perugino, Pietro Vannucci. No,
E mi interessa invece nel momento in cui si hanno vicino, perché non vedo poi farmi mettere adesso sovrappongo una lampada. Allora, carissimo Leonardo Lorenzoni, che è appunto il responsabile per quanto riguarda il comune di Città della Pieve, il turismo. Allora, in queste sono altre immagini. Qui, sì, qui vediamo, esatto, qui vediamo la fase di prova di sistemazione della macchina che consente poi la gara, quindi la giostra del toro è una giostra girevole sulla quale vengono sistemate le sagome dei trettori e che dal 93 permette lo svolgimento della gara. Anticamente preliminarmente si tirava su paglioni classici, quindi dal 93 si è costruita questa macchina. Quindi quelli praticamente sono i tori chianini, sono, no? Esatto, i tori chianini, perché in sé la gara rievoca la caccia del toro chianino, sì, sì, con l'arco nudo, quindi il palio si tira con l'arco nudo. Ecco, e chi, chi tira l'arco, no? Sono tutti, chi lo fa di mestiere, nel senso sono, cioè, beh, a Città della Pieve c'è la tradizione. Oh, e volevo che tu lo dicessi. Arcieri, ecco. Sono arcieri di valore assoluto nelle varie discipline, ma questa cosa è particolarissima perché si tira con l'arco nudo, con una formula magica che è quella del 3. 3 sono i terzieri, 3 sono i tori, quindi sulla giostra, 3 sono le velocità di movimento della giostra, 3 sono le manche, 3 sono le frecce, quindi 33 è la distanza, 33 metri è la distanza dalla quale si tira sul toro. Quindi praticamente anche qui dovete stare attenti proprio perché poi la legalità deve essere assicurata. Naturalmente nella parte di corteo storico delle autorità comunali ci sono i maestri di campo, ci sono i giurati che poi dovranno verificare la perfetta correttezza della parte di gara, perché è durissima la comunque goliardia. Terra di Perugino, non ci dimentichiamo, assolutamente, colui che dipingeva con il famoso giallo zafferano, perché voglio dire, no, Città della Pieve è famosa anche per lo zafferano, certo, ovviamente Città della Pieve è il luogo di produzione dello zafferano abbastanza affermato, di questo siamo ben felici. Quindi ricordiamo quando è? Il 10-21 agosto. 21 agosto c'è il palio dei terzieri. Vediamo se se dalla regia mi date l'ok, si è ripristinato il collegamento con Roberto Francini, se no io vado oltre. No, ancora no, non si è ripristinato. Andiamo dalla nostra Gris Chef, perché noi, cioè, giustamente Roberto ha le sue bandiere gialle, ma anche la nostra Gris Chef è qui, certo. Campagna amica, cioè queste bandierine le abbiamo più piccole, però siamo in studio, sono, quindi dobbiamo sbizzarrirci anche noi. Azienda agricola che si chiama, la tua? Azienda agricola agrituristica Victor Rendorosi. Oh, e praticamente sei tu, il marito? Il marito e i figlioli. Cioè questa, tu da dove arrivi esattamente? Io sono di origine campana. Però per amore. Però per amore sono qui in Toscana, ad Arezzo, che è bellissima. Quindi praticamente, e io gli ho chiesto, ma la tua cucina, insomma, è un po' contaminata, che ne so, un po' campana, cioè, la cucina partenopea, tanto di cappello, certo. Tanto quelle cappelle con la Toscana. Però ho detto no, dimmelo tu, no. Perché siamo un agriturismo che usiamo prodotti tradizionali e sì, cucina tradizionale, e allora non si può andare fuori. Certo, regione, tu vuoi rappresentare, sì, la Toscana. La Toscana. Sì. Guardate, questo che ti stanno inquadrando adesso è praticamente quei panini là. Allora, quelle sono ciaccine fritte con l'olio extravergine d'oliva e, data che c'è la salvia in abbondanza, con foglie di salvia. Perché ora la salvia cresce, certo, cresce, cresce. E di stagione, noi andiamo dietro alla stagione e allora abbiamo inventato le ciaccine. Però guarda, cioè, questo io penso che sia il pomodoro in assoluto che adoro. Io lo mangio come se fosse carne. Il cuore di bue, è buonissimo. Il cuore di bue. E questo non è un nostro prodotto, è un prodotto di un'altra azienda vicino a noi, di Braconi Marcello, che la sua moglie, siamo amiche, una brasiliana. Che cioè, una campana, una brasiliana che producono, bello, questa è proprio bello per questo, perché voi fate sistema in pratica, sì, no? Noi siamo, diciamo, accreditate a Campagna Amica come aziende, e quando non abbiamo i prodotti uno o l'altro ce li scambiamo, rispettando il nostro disciplinare. Perché se tu hai bisogno della frutta vai dal signore lì, no? Certo, la pesca sono andata a prenderla da lei stamani, il pomodoro, le cose che non avevo l'ho preso da lei. Vediamo Roberto, perché Roberto, guarda che bello, tu non ci puoi vedere, ma io ho un pomodoro occhio di bue in mano, tu come mi rispondi? Ma io ti rispondo che siamo usciti adesso da una distesa incredibile di mela golden rugginosa della Val di Chiana, protetta da questi teli, e io ho chiesto al nostro Mario Rossi a cosa servono questi teli, me lo sono sempre chiesto. I teli, questi qua? E questi teli servono per una protezione contro la grandine,
Diciamo che oggi per proteggere le produzioni contro i rischi da calamità atmosferiche, che poi sapete che sono veramente un problema grande per chi fa impresa agricola, no? Per chi lavora sempre a cielo aperto come noi, è un problema perché una bomba d'acqua, grandine e quant'altro, allora questo è un sistema di protezione dalla grandine per tutelare le produzioni anche in fasi avanzate di maturazione. Questo è importantissimo. Angelo, è stato un investimento molto importante perché voi avete ettari e ettari di frutteto. Sì, è stato un investimento importante, però ti garantisce comunque quando arrivi in fondo di avere il tuo prodotto, ecco. E per la difesa dagli insetti, mi dicevi che qui non usate pesticidi. Sì, qui gli insetticidi sono praticamente ridotti del 100%, cioè non si tratta con l'insetticida, perché dalla rete l'insetto non passa, quindi... Non riesce a raggiungere, a depositare l'uovo? No, quindi non, cioè, batte lì e torna indietro, non è che si impegna a cercare scorciatori. Uno potrebbe passare da solo, non lo fa. Quindi è frutta che si può mangiare assolutamente con la buccia. Questa, abbiamo visto le golden dall'altra parte, ma non ci siamo potuti collegare. Questa invece che tipo di mela è? Questa è Fuji, è un impiantino giovane che ha un anno e sono piantine in allevamento, infatti hanno 4-5 mele per pianta, non di più. E queste andranno già al mercato oppure è soltanto l'anno di partenza? No, queste comunque vengono vendute, però gliele lasci poche perché ha bisogno anche la pianta comunque di fare il suo apparato fogliare, i suoi rametti e tutto. Viene effettuata anche una concimazione di queste piante? Sì, vengono effettuate concimazioni mirate sia in terra che fogliari, però non è che se concima come una volta, diciamo, ecco, no, in base a quello che gli manca riesce a capire come intervenire e quando intervenire. E chi è che decide questo? Ecco. Soggetti a verifica, perché loro di fatto, facendo anche una lotta integrata o altro, cosa fanno? Loro prima fanno un'analisi del terreno in base a quello che giustamente ci dicono. Ci sono i vostri tecnici? Ci sono i nostri tecnici che vanno in azienda, si possono rivolgere a loro per fare dei prelievi del terreno, in base a quello che realmente manca, che va portato alla pianta, si decide di intervenire e di concimare. Cioè, facevo un'osservazione giustissima, Angelo, cioè, non è che si può dare più una concimazione così tanto per dare una concimazione. Oggi si devono fare concimazioni mirate, precise, perché poi il prezzo del prodotto è quello che è di fatto. Se andiamo anche a sommare costi, magari anche in esubero rispetto a quelli dovuti, automaticamente andiamo a mettere in crisi ancora di più le aziende di quanto già lo sono. Allora, Roberto, vi diamo la linea, sì, per un altro collegamento. Beh, grazie per anche al produttore e grazie anche al direttore di Coldirati, perché effettivamente dietro una mela, dietro un frutto, a volte noi vediamo solo il prezzo, no, al mercato, mentre abbiamo perso questo contatto. C'è veramente tanto studio, come avete sentito, tanto lavoro per poi averlo nelle nostre tavole, che avete sentito, sono prodotti veramente integri. Allora, ritorniamo a Back in Time, questo evento che si terrà ad Arezzo, carissimo Alessio Bandini, presidente di Civitas Rerum, però anche responsabile Associazione Culturale Scannagallo, quelli organizziamo la rievocazione storica della battaglia di Scannagallo. E anche qui all'interno, dopo lo diciamo, però qui all'interno ci sono tutte le associazioni che parteciperanno. Sì, perché ci sono queste le associazioni provinciali e di cui io sono rappresentante, ecco. Sono il delegato regionale per la provincia di Arezzo, di tutti i gruppi e le associazioni e manifestazioni di rievocazione storica iscritti all'albo regionale. Perché Back in Time, quanti si chiamano Renator? Per la mia mamma traduco rievocatori, perché prima l'ho chiamati figuranti, a momenti mi tirano con la no, dov'è? Con la spada, con il gladio. Questo con è un gladio. Questo è un non gladio. A caso, aspetta, da-da, bello il gladio, questo è. Allora, ripartiamo da capo, perché giustamente l'assessore Marcello Comanducci è dovuto andare perché aveva impegni di lavoro, e ripartiamo un po' rispiegando che in questo fine settimana, appunto l'ultimo di luglio, ci saranno queste tre giornate dedicate alla storia. Sì, come ha detto giustamente Marcello, l'assessore, non è una rievocazione vera e propria, ma sono tre manifestazioni contemporanee, e questa è la particolarità. Quando abbiamo scritto il primo evento di questo genere in Europa, è vero, perché le manifestazioni multiepoca, cioè in cui vengono rappresentate più epoche contemporaneamente, sì, ce ne sono, ma non di questo tipo, ovviamente, perché abbiamo tre zone dedicate contemporanee in cui ci sono tre manifestazioni contemporanee. Di fatto è la manifestazione delle manifestazioni. E questo è un elmo, appunto, romano. Però ci sto bene, ragazzi. Fa la sua figura.
Sì, considera che anche i nostri rievocatori hanno del peso addosso. Andiamo dai rievocatori. Andiamo dai rievocatori. Polelmo. Allora, praticamente lei, nome e cognome? Giuseppe Rudilosso. E appartiene alla? Alla Legio 12 Fulminata. E sarete in questo evento in quale parte della storia, in quale parte di Arezzo? Nell'anfiteatro romano. Perché lì ci sarà praticamente l'aspetto legato agli Etruschi. Agli Etruschi, ai Romani e ai Galli anche. Che e poi l'Etruria, voglio dire, i Etruschi fanno parte di noi. Ora me lo levo, esatto. Però, perché ragazzi, cioè, sì, ma come fate a stare con questa roba? Quante ore ci state? Tante? Tantissime. Lui prima era in ginocchioni, si è messo così come il templare. Avete visto i templari quando fanno perché dice quanti chili addosso c'ha in questo caso? Ma di media si porta dai 30 ai 40 chili di roba addosso. L'associazione vostra? Allora io sono dell'associazione, sono il presidente dell'associazione Montaperti Magistri Milites Custodes e vengo da Siena. Adesso sto interpretando Aldobrandino degli Aldobrandeschi di Fede Ghibellina. Quindi stiamo parlando del periodo medievale che sarà al Prato di Arezzo. Sì, medievale, però io adesso sto interpretando, perché il Medioevo sono mille anni. Sì, sono. Certo. Io adesso sto interpretando il 1260. Sono tremendi questi, precisi al centimetro. Mentre invece di qua? Rudilosso Riccardo. E faccio parte dell'associazione Sala d'Arma Achille Marozzo. Sì. Studiamo il Rinascimento, soprattutto le tecniche schermistiche del Rinascimento, e facciamo anche rievocazione del periodo. E saremo in Piazza Grande, nella zona Arezzo. In Piazza Grande, quindi il Vasariano. Vasariano, sì. E lì ci saranno tutti i momenti particolari, giusto? Ecco, io ora non so se Roberto. Guardate, questo è tipo loro, tipo. Guarda. Questi sì, sono alcuni nostri, altri meno. Tanto si è visto un arco. L'importante sarà dire che ci sono tantissimi eventi, tutti contemporanei, ovunque, e il pubblico in alcuni di essi potrà anche partecipare. E adesso andiamo in pausa con queste immagini. Bengodi torna tra poco.